La donna puzza di diavolo. Donna uguale pericolo, uguale dannazione. Tranne quella sublimata, angelicata, assessuata che ci veniva presentata nella cappella, la Vergine Maria. Alle volte adesso provo un senso inverso, posso dire quasi di odio verso quella figura, perché quella figura ha deturpato tutto il mondo femminile. A me verrebbe voglia di fare così. E questa era la Madonna. È stato difficile prendere consapevolezza di essermi innamorata di un prete, appunto per tutta l'educazione cattolica che avevo alle spalle. Con le mie amiche non ho mai parlato del fatto che mio papà era prete, perché secondo me è una cosa normale. Perché i preti da soli non si mettono davanti, cioè non chiedono mai niente loro. È quello che odiano a morte le donne, perché sono sempre le donne che i preti dove sono si nascondono. Allora, metti incinta una persona, te ne lavi le mani e tua figlia te ne lavi le mani, non te la vuoi assistere, non puoi vederla crescere, non la proteggi, non la difendi, è chiaro, per le persone che fanno...